Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Manovale Show. A posto? Male, va. Sigla. Me gusta. Manovale Show Bonus. Se la foto pure Simone. Manovale Show Bonus. È ritornato Ivan, che è guarito dalla varicella. Saluta i tuoi fan. Che ci hai tanto, sì, c'ho avuto una brutta malattia. Si chiamava Sex on the Beach. Niente, oggi faremo la Francia. Oggi faremo, prima di vedere come si fa il coso al bagno, l'impianto al bagno, facciamo l'impianto a gas, quindi spostiamo la tubazione del gas dove ci pare a noi. Quindi ad oggi Ivan e Giovanni ci faranno vedere come si salda il tubo. Innanzitutto assicuratevi che il contatore e quindi la manopola che c'è di chiusura del gas sia chiusa, altrimenti salta denaro. Se sta a destra, tutta chiusa a destra, facendo forza qui sul pollice, è chiusa. Se sta girata così, è aperta e stiamo a posto. Saltiamo un'aria, quindi deve stare chiusa così. Allora, questo qui è il tubo d'arrivo del gas dentro l'appartamento. Abbiamo messo la canapa sulla filettatura con la pasta verde. Sopra questo andremo a mettere, che andremo a mettere? Una riduzione da mezzo a tubo di 14. Al tubo del 14 del gas di rame. Derame, ottone, in ottone, che a saldare, perché praticamente questo pezzo qui, giusto? Quello dietro, bene, fallo vedere. Così, sì. Adesso si avvita con il pappagallo rosso. Sì, ho fatto una stronzata. Giovanni. Ah. Bene, una volta saldato, una volta stretto la riduzione, mentre qui verrà saldato, a questo punto verrà saldato la tubazione di rame del 14, che verrà rivestita con il corrugato giallo. Ivan, fa vedere, eccolo là, il corrugato giallo. E questo è come si spella una tubazione di rame dalla guaina che ci sta sopra. Si prende questo aggeggio che si chiama tagliatubi, si stringe la manopola, quella sotto nera che è, e piano piano se taglia la tubazione di rame. Non si deve andare subito a stringere il burrone, capito? Perché altrimenti si schiaccia il rame, come ho fatto io l'altra volta. Questo qui è il tubo da 14. E poi vi faccio vedere quello che ha fatto Alessandro. Ecco, no vabbè, quello lo vedere un'altra volta. E questo qua praticamente come funziona? La tubazione deve andare qui dentro, tra questi due, Giovanni reggi un attimo, tra queste due rotelline, perché altrimenti se la mettiamo o troppo fuori o troppo dentro il tubo si schiaccia, come ho fatto io l'altra volta. Prendiamo la misura dell'altezza. Questo ovviamente è il tratto che deve fare la tubazione. Questo così fino a lì. Lì c'è la scatola del gas, una scatola innovativa, caruccia gagliarda molto moderna con la bracchetta in inox. E lì invece ci saranno, e qua ci sarà la macchina del gas, e lì ci sarà il forno, e questa è la pancia di Ivan. Saldiamo cannello con la bocca del lupo, straccio bagnato sulla tubazione, altrimenti prende fuoco, eh? Bacchetta di rame, si scalda il pezzo che diventa rosso. Fino a che diventa rosso, quindi vuol dire che è pronto, e poi ci si squaglia sopra il rame. Vedete come diventa incandescente il tubo? Mettete cendito sopra e vedete se la saldatura è fatta bene. No, sto scherzando, non lo fate, perché sennò lo fate male.
infiliamo il corrugato giallo come da normativa. Quando arrivate al punto che dovete fare collegamento al rubinetto di chiusura, ricordatevi che dovete prima infilare questo anello, dovete prima infilare l'anello questo qui, questo, e poi prima di saldarlo, non perché altrimenti poi dopo lo mettete col cavo. Questo è il risultato finito dell'impianto a gas. Questo è il tratto finale con il corrugato passato. E qui dentro abbiamo qui la manopola del gas, che poi dopo verrà rivestita, insomma c'è la placchetta sua, verrà più o meno così. Manovale Show finisce qua, ringraziamo tutti quanti quelli che stanno vedendo, che continuando a vederci su YouTube, grazie quindi delle visualizzazioni, grazie a tutti quanti gli iscritti, e grazie a Robby Manfro, questo qui c'è il suo canale, grazie a lui che ci ha fatto la presentazione del canale, della puntata, per questa puntata, e niente, ci vediamo alla prossima, saluto. Si avvita in senso orario. Adesso sono le 8, si erano le 9 al contrario. Vero? Questo è come si... Stai, taglia la plastica o cosa? Come si spella? Questo è come si spella. La cappella. Spende 2 euro.